Un ciondolo che sta di Abruzzo e che si aggiunge alla iconica collezione I Love Abruzzo, che come nessuna prima d'ora racconta questa terra meravigliosa, uno scrigno verde stretto tra le alte montagne e l'azzurro mare. È dedicato proprio al Monte Pulciano d'Abruzzo, il nuovo ciondolo creato dal maestro Giuliano Montaldi, il vino rosso, rotondo e profumato, la DOC più famosa in Italia e nel mondo, sicuramente il più importante vitigno abruzzese. I Love Abruzzo è il gioiello che racconta l'Abruzzo attraverso una serie di ciondoli che rappresentano luoghi speciali. Ogni ciondolo è legato simbolicamente ad una tradizione tanto antica quanto moderna. Ciondoli ispirati alla natura, alla storia, al mare, alle tradizioni. Giuliano Montaldi, artigiano orafo, oggi presentiamo il nuovo ciondolo della collezione I Love Abruzzo, dedicato al Monte Pulciano d'Abruzzo in una cornice meravigliosa. Siamo presso le cantine Zaccagnini. Quale location migliore per presentare questo nuovo ciondolo che tra l'altro nasce proprio da una collaborazione con Marcello Zaccagnini? E dopo tanto tempo che siamo stati fermi, abbiamo tirato fuori questo percorso, chiamiamolo gastronomico e enogastronomico. Mi piaceva questa ricerca continua dei simboli che caratterizzano l'Abruzzo e uno dei simboli che caratterizza non solo in Italia ma in tutto il mondo è proprio il Monte Pulciano. Sapendo della grande passione sia nell'ambito del vino, della produzione vinicola di Marcello Zaccagnini, ma anche la sua grande passione per l'arte, è nato tramite un amico comune questo incontro e è nato oggi diciamo in questo splendido luogo la presentazione del ciondolo il Monte Pulciano d'Abruzzo. Marcello Zaccagnini, oggi qui presentiamo il nuovo ciondolo della collezione I Love Abruzzo dell'artista orafo Giuliano Montaldi, dedicato al Monte Pulciano d'Abruzzo. Lei ha coniato il motto Il vino, arte dell'uomo, proprio a sottolineare l'importanza dell'atto creativo umano nel realizzare una bottiglia di vino. E l'artista Montaldi, con questa sua arte, con questo ciondolo, concretizza questo suo pensiero. Sì, il vino è un'espressione artistica, ogni vino è diverso da un altro, ogni vino ha dei profumi e colori diversi, per cui è come un'opera d'arte. Poi c'è chi piace più un'opera o un'altra, è soggettiva la cosa. E il fatto che oggi presentano questo gioiello dedicato al Monte Pulciano d'Abruzzo mi fa solo che piacere. All'interno della bottaglia, insieme con l'artista, quando me l'hanno chiesto, mi ha reso particolarmente felice questo, ho dato ben volentieri la possibilità di presentarla nel cuore della cantina, che è la bottaglia. L'enogastronomia rimane sicuramente un grande punto fermo che racconta l'Abruzzo nel mondo, perché oltre al ciondolo dedicato al Monte Pulciano d'Abruzzo abbiamo anche quello dell'arrosticino. Sì, ho visto, c'è l'arrosticino, ci sono tanti altri simboli che appartengono alla nostra terra e tutto aiuta a far conoscere, tutto aiuta a far sì che l'Abruzzo possa uscire sempre di più e sempre meglio fuori dal nostro territorio. L'Abruzzo in questo momento sta vivendo un bel momento, anche dal punto di vista di tutti. L'inconveniente del lockdown ci ha creato qualche fermo, però nonostante tutto, voglio dire, i numeri ci danno ragione. Nel nostro mondo del vino, nonostante i ristoranti fermi, nonostante i bar, pizzerie, tutti chiusi, ci sono stati dei movimenti abbastanza importanti, specialmente nella GDO. Il Monte Pulciano comincia a essere ben conosciuto in Italia, in Europa e nel mondo. Diciamo che oggi c'è la possibilità di gustare di un connubio tra l'arte di un artigiano e l'arte dell'imprenditoria, ed è una cosa meravigliosa. L'ambiente in cui oggi viviamo questa presentazione è un ambiente veramente di grande prestigio che fa onore all'Abruzzo intero in tutto il mondo, e di conseguenza non poteva che essere l'ambiente migliore, quindi la location migliore per poter presentare un altro gioiello dell'artigianato
locale. L'artista Giulio Montaldi ha fatto diverse opere con le sue grandi capacità, che, con tutti i simboli, diciamo, dell'Abruzzo. Oggi interpretiamo e festeggiamo qui quello che è un po' il simbolo dell'ambasciatore, che è un po' l'ambasciatore dell'Abruzzo, cioè il Monte Pulciano, questo vino fantastico che diventa un po' ovunque un sistema, un simbolo, un'identità vera del nostro territorio. Vuol dire Monte Pulciano vuol dire Abruzzo, vuol dire Abruzzo vuol dire Monte Pulciano. E questo ciondolo oggi lo rappresenta ed è una giornata di festa proprio perché di presentazione di questo oggetto. Il vino, l'agricoltura è un grande riconoscimento, insomma, per la nostra regione. Proprio su questo, insomma, è l'occasione per anche festeggiare e soprattutto affrontare le opportunità che ci saranno di fronte, perché la regione Abruzzo ha avuto riconosciuto una modifica dei criteri di riparto dei fondi del FEAS, per capirci del PSR, dove in questi due anni, 21 e 22, in attesa della nuova programmazione, ha avuto riconoscimento con il cambiamento dei criteri, e cambiando questi criteri per la prima volta dopo 25 anni la regione Abruzzo ha ottenuto il 16% di più delle risorse, che sono circa 22 milioni di euro. Un grande risultato per l'agricoltura abruzzese, un grande risultato per il governo regionale abruzzese. Ora sarà a noi spenderli con celerità e spenderli bene per quelle iniziative che serviranno proprio per far crescere tutto il sistema produttivo agricolo abruzzese. I suoi gioielli raccontano le nostre tradizioni, i nostri paesaggi, raccontano le meraviglie di una terra unica. Ce li vuole raccontare? Beh, è un po' lunga forse, siamo arrivati a 22. L'Abruzzo è caratterizzato dalle sue montagne, dal mare, dalle tradizioni, dalla Presentosa, dal Guerriero di Capestrano, i dischi Corazza, e la natura selvaggia nella figura del lupo o dell'orso, e le faggete vetuste, le più antiche d'Europa riconosciute dall'UNESCO, i nostri rosoni delle nostre splendide chiese e basiliche. Abbiamo scavato nel mondo della storia, della cultura del nostro Abruzzo, anche nell'ambito della gastronomia, realizzando l'arrosticino, lo zafferano, l'agenziana e tanti altri. E siamo contenti di aver fatto un bracciale che rappresenta l'Abruzzo e sta diventando un testimonial proprio dell'Abruzzo a livello, non dico di rappresentanza come ambasciatore del nostro Abruzzo, però ci rende orgogliosi di presentare, far conoscere ancora di più il nostro meraviglioso Abruzzo. Tra l'altro lei sta rendendo questa linea I Love Abruzzo davvero una linea iconica che si può portare tranquillamente tutti i giorni, di moda, che piace a grandi ma anche ai giovani. Beh, questo è la scoperta di I Love Abruzzo nasce per un'esigenza anche proprio nostra di laboratorio e di vendita. I ragazzi si erano allontanati dalla orificeria tradizionale e abbiamo creato questa linea in argento, facciamo anche in oro per chi vuole, ma questa tendenza è di tendenza giovane, di un argento lucido oppure brunito, e abbiamo trovato una grande corrispondenza da parte proprio dei ragazzi. No, guardi, l'altro giorno una cosa bellissima di una ragazza appena superato l'esame di terza media ha voluto dalla mamma questo bracciale. Per me, insomma, anche le 14enni insomma hanno questa passione per questo bracciale, insomma è una cosa bella e ci fa piacere e ci fa ancora più orgoglio nella ricerca per trovare nuovi simboli dell'Abruzzo. Onorevole, oggi noi qui presentiamo il 22esimo ciondolo della collezione I Love Abruzzo, dedicato proprio al Monte Pulciano d'Abruzzo. Lei tra l'altro è una grande stimatrice dell'artista Montaldi. Assolutamente sì, lo dimostro con i fatti. Ho seguito questo percorso straordinario di Giuliano Montaldi, che con I Love Abruzzo ha reso i simboli della nostra regione e delle icone, dei gioielli, dei piccoli gioielli che possono, appunto, come ho fatto io, essere messi intorno a un bracciale e diventare un oggetto bello. E oggi con il Monte Pulciano d'Abruzzo entriamo anche nel campo dell'enogastronomia, perché è questa una tipicità della nostra regione. Il ciondoletto nuovo che andiamo a inaugurare è bellissimo, tra l'altro un grappolo d'uva che sprizza energia, che sprizza luminosità
Insomma, è una bella iniziativa perché unisce ciò che di meglio abbiamo in Abruzzo con una simbologia che fa riferimento naturalmente ai simboli più tradizionali che anch'essi sono presenti nel bracciale, quindi la presentosa o il rosone di Collemaggio, assieme a tante altre realtà. L'ultimo che abbiamo inaugurato è stato Amore Psiche, adesso andiamo con questa bellissima realtà del vino, della cantina Zaccagnini e del Montepulciano. Simboli tradizionali che però si fanno moderni, addirittura glamour. Sì, glamour, perché ovunque io vada mi chiedono, guardano questo mio bracciale e mi chiedono che cosa porto con me, e io dico porto l'Abruzzo, e allora lì mi metto con i dettagli a raccontare ciondolo per ciondolo che cosa porto: Rocca Calascio, Amore Psiche, la fogliolina della faggeta, Ovidio, il trabocco, insomma tutti questi simboli messi insieme che poi fanno un bracciale molto bello, ma anche altre tipologie, molto competitivo anche con questi altri gioielli più standardizzati e che non parlano dell'Abruzzo. Questo parla dell'Abruzzo. Ci vuole raccontare un po' la sua storia professionale? Beh, io ormai sono abbastanza anziano, ne ho viste de cotte e de crude, ho finito l'istituto d'arte, sono andato a bottega a Roma, ho vissuto tanti parecchi anni a Roma e sono ritornato qui in Abruzzo e ho aperto bottega. E poi mi mancava qualcosa e mi sono iscritto all'Accademia di Moda e Costume perché mi piaceva, oltre che realizzare i gioielli, pensarli e disegnarli. Perciò ho avuto quasi un ciclo continuo e totale dal mondo della creazione del gioiello fino alla realizzazione finale, e questo mi ha reso diciamo completo. Poi abbiamo fatto tante esperienze, abbiamo iniziato dei percorsi in giro per il mondo, facciamo fiere tuttora, adesso per un anno e mezzo che non ci muoviamo, ma abbiamo fatto fiere e continueremo in futuro a farle. Abbiamo i nostri lavori presso il British Museum di Londra, collaboriamo col museo da 4 anni a questa parte, e poi il piacere di vedere I Love Abruzzo in tante attività commerciali di miei colleghi, che dove diamo e cediamo il nostro logo, i nostri gioielli, insomma. Sicuramente questa fusione tra l'arte enogastronomica e l'arte manuale non potrà che essere un volano importante per comunicare il nostro Abruzzo e per farlo conoscere ed apprezzare sempre di più. Sì, sì, ma in effetti quando io ero leggermente non contrario a realizzare la linea gastronomica, per esempio l'arrosticino, e poi invece su spinta di tantissime persone che ci chiedevano questo simbolo che rappresenta ormai l'Abruzzo, oltre sotto tanti altri aspetti, ma sotto l'aspetto gastronomico, l'arrosticino è stato veramente, lo lavoriamo tutti i giorni, insomma ha un grande riscontro. E il percorso adesso col Montepulciano ce lo auguriamo, perché è un biglietto da visita bello, e anche bello il ciondolo, non è che mi voglia autoesaltare, però è fatto bene, è cesellato bene e è piacevole anche alla vista, ma come lo Zafferano e la stessa della Genziana. E questo percorso gastronomico a breve si arricchirà ancora di un altro simbolo dell'Abruzzo, che caratterizza l'Abruzzo. Io a questo punto le chiederei se ce lo vuole anticipare, ma sono certa che non ce lo dirà, però le chiedo anche quali sono i suoi progetti futuri. I progetti futuri è sempre la ricerca. Noi facciamo ricerca con grandi sacrifici e grande dispendio di energie, perché nulla ci viene dato così regalato. Noi iniziamo, il laboratorio è come quasi un panificio. Io inizio tante mattine alle 5, 5 e mezzo, sono in laboratorio. Lavoriamo 14 ore al giorno, 12 ore, lavoriamo sempre, e la ricerca ci porta sempre a trovare nuovi stimoli per nuove figure, nuovi gioielli da far indossare. I nostri gioielli si caratterizzano anche da questa appartenenza, cioè un gioiello racconta la storia, la cultura, le tradizioni, visto e elaborato in una maniera magari di tendenza, piacevole anche
all'occhio di una società che si evolve giorno per giorno, e siamo sempre a passo con la moda e con tutto ciò che veicola il mondo della gioielleria o dell'orificeria, dell'arte orava, con altri settori, come questo per esempio la presentazione in questo splendido luogo, dove una cantina importantissima sposa l'orificeria e il mondo dell'arte. E in futuro faremo ancora altre esperienze in campi completamente diversi, e questo ci rende, avviciniamo il mondo dell'arte al mondo della gastronomia, della ricerca. Insomma, ci stanno in progetto alcune nuove luoghi di presentazione e di interpretazione dell'ambiente che ci circonda. Ecco Giuliano, io so che le sue creazioni sono un po' tutti i suoi figli, ma io le vorrei chiedere, ha un ciondolo preferito? Forse i trabocchi è una delle cose che più mi piace, ma anche il lupo, l'aspetto del selvaggio, sono due aspetti, la montagna e il mare, che poi in fondo rappresentano l'Abruzzo.